Voglio minimo 5.000 like per il suo ritorno. Mi raccomando, buona visione, ragazzuoli. Ebbene a tutti, io ripeto qui questo nuovo video, ragazzuoli. Sono Dalox e finalmente oggi siamo tornati con un nuovissimo video. Anzi, il primissimo video del Mystery The Journey, signori. Siamo finalmente, oppure The Journey, se no gli hater dicono che brutto inglese che hai. Comunque, ragazzuoli, siamo tornati in questo primo episodio, addirittura prima dell'uscita di FIFA 18, signori, perché ho delle grandissime novità e ho detto possiamo farci proprio un episodio. Cosa succede? Prima che questo video incominci, signori, scrivetemi qui sotto nei commenti voi nella modalità dei giorni che squadra selezionerete, se il Los Angeles Galaxy, Bayern Monaco, Atletico Madrid o Paris Saint Germain. Scrivetemelo qui sotto in un commento, mi raccomando. Ma ora, come dicevamo ai tempi, banda alle ciance, vi faccio le mamme. Signori, oggi siamo qui, come avete letto, sul cosa succede se Alex Hunter va al Paris Saint Germain. Tutti quanti vi state chiedendo adesso: Talox, ma come fai a saperlo? Cosa? Sei un mago? No, semplicemente bastava guardare attentamente l'ultimo trailer della modalità dei giorni che è stato pubblicato. Allora, innanzitutto adesso io seguirò uno schema che ho qua prefissato sul mio pad, mentre voi sotto di me già starete vedendo vari video sulla modalità dei giorni. Quindi rimanete sintonizzati. Allora, signori, eccolo qui. Innanzitutto, cosa succederà all'inizio del The Journey? Abbiamo visto tutti quanti che verrà fotografato Alexander con la maglietta del Real Madrid. Ovviamente Alexander, una volta fotografato, diciamo, con questa maglietta appunto del Real Madrid, perderà la credibilità dei suoi tifosi del Chelsea, perché momentaneamente lui si trova al Chelsea, anche se credo che verranno ricaricati i dati dello scorso The Journey, signori, quello che avevamo fatto su FIFA 17, e quindi proseguirà da lì. Però, comunque sia, momentaneamente si trova al Chelsea. Perderà la sua credibilità dei tifosi e qua, signori, dovrà fare una dura decisione, quella di dover andare via. Una decisione che verrà accordata con il proprio manager, signori, e preparatevi perché adesso stiamo per svelare cosa succederà al Paris Saint Germain. Decidendo di andare al PSG, signori, avremo una determinata storia, credo. Non saranno delle storie tutte uguali, ma bensì saranno delle storie diverse. Seguendo quella di Alexander, signori, andiamo a vedere. Ci sono dei frame, delle piccole scene, comunque sia, di un'intervista di Alexander che dice: io vado tipo dove voglio e vinco, tutte queste cose un po' strane. Intanto ve la lascio qua sotto con i sottotitoli scritti. E vedete che è un'intervista che è stata fatta al 99% con la risposta impulsiva, signori. Vi ricordate l'impulsività e varie cose. Però arriviamo al momento clou e fondamentale. Cosa accadrà quando Alex Hunter arriverà al Paris Saint Germain? Una volta terminata la sua intervista, verrà integrato anche nella squadra, come viene mostrato anche nel trailer. Inizierà a segnare gol, inizierà a acquistare fama, inizieranno ad arrivare i primi sponsor, signori, perché sta facendo davvero un gran successo. Ma poi, signori, nella storia della modalità PSG, diciamo, riceverà Alexander un grandissimo infortunio. Addirittura possiamo vedere che nel frame in cui si vede l'infortunio di Alexander, notiamo bene che non è un semplice infortunio che avviene, diciamo, durante la partitella classica. Arriva il coso, stai lì sdraiato per terra e ti portano via. No, signori, perché la scena è molto, ma molto animata. E poi comunque sia, che senso avrebbe avuto lasciare una scena un po' così all'interno di un trailer? Non avrebbe avuto alcun senso. Invece, signori, questo indizio ci va a confermare il fatto del cosa accadrà col Paris Saint Germain. Alexander riceverà un bruttissimo infortunio e dovremo scoprire come reagirà, signori. Veramente, veramente tanta roba questo del giorno è nuovo, signori. Preparatevi perché presto arriverà anche la serie con ZW Jackson dei misteri del The Journey, quindi rimanete sintonizzati. Quindi, ragazzoli, io spero ovviamente questo video vi sia piaciuto. Lascia un like, un commento, iscriviti se ancora non l'hai fatto. Non c'è nient'altro da dire, come sempre qui dal buon TLX è tutto, signori. Come sempre, Tintalox, Tink, Differenze. Bella, ragazzuoli!